Ermal Meta, canta ad amici con il piccolo Giuseppe e si commuove, il retroscena. Ermal Meta protagonista di un'esibizione a sorpresa. Maria De Filippi, sabato guarderai uno. Tra epurazioni, eliminati Valentina, Zic, Matteo e Luca, e polemiche non sono mancati momenti toccanti nel corso della quinta puntata di Amici 17. Brian ha rivisto la madre dopo diverso tempo e non è riuscito a trattenere le lacrime. Il ballerino ha poi abbracciato con vigore Maria De Filippi per ringraziarla della bella sorpresa. Colpo di scena anche per Lorem che si è esibita con la maestra Veronica Peparini in una coreografia preparata sulle note di Sono già solo, con i ballerini Andreas Müller e Sebastian Melo Taveira. Il momento più emozionante della serata si è verificato in occasione dell'esibizione di Einar con Ermal Meta. Nell'occasione l'allievo della squadra blu ha cantato con il vincitore del Festival di Sanremo Vietato Morire. Durante l'esecuzione del brano è entrato in studio un bambino che, dopo aver tirato la giacca all'italo-albanese, si è unito ai due artisti. Ermal, visibilmente commosso, ha ceduto il microfono al piccolo che ha cantato con disinvoltura davanti al pubblico di Amici. Ha 8 anni ed ha avuto il coraggio di salire sul palco. Al termine dell'improvvisata performance il 37enne ha presentato il ragazzino al pubblico, si chiama Giuseppe, ha 8 anni ed ha il coraggio di salire sul palco e cantare davanti a tutti. Il musicista ha raccontato di aver voluto conoscere il bambino dopo aver visto una sua esibizione sui social network. Nei giorni del trionfo di Meta a Sanremo 2018 il papà del piccolo talento aveva pubblicato su YouTube un video nel corso del quale Giuseppe suonava la chitarra e cantava Non mi avete fatto niente. Nel giro di poche ore il filmato era diventato virale e l'artista italo-albanese aveva lanciato un appello via Twitter per rintracciare il piccolo fan. Alla fine Ermal è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia del bimbo che ha invitato al forum di Assago in occasione del concerto dello scorso 28 aprile. Il video su YouTube e l'appello del cantante. Il cantante ha raccontato che il piccolo non ha avuto alcuna remora ad esibirsi con lui davanti a 10.000 persone. Mi ha detto che non aveva problemi e che la chitarra gliela dovevo dare io. Meta non ha nascosto di aver pianto nel corso della sua esibizione. Stasera vorrei evitare di farlo nuovamente. Giuseppe è rimasto finito alla mezzanotte ed ha espresso anche un giudizio su Irama e Carmen. Prima di lasciare lo studio Maria De Filippi ha ricordato al bambino di fare il tifo per Ermal Meta in vista dall'Eurofestival. Ci sarà sabato prossimo ma devi vedere Rai 1 e non Canale 5.